La Guardia di Finanza di Siracusa ha accertato la responsabilità per truffa ai danni dello Stato nei confronti di 7 soggetti in servizio presso il comune di Pachino, uffici agricoltura, sportello unico attività produttive e commercio. L'operazione è il risultato di un'attività d'indagine protrattasi per oltre 20 giorni con l'ausilio di telecamere collocate vicino agli strumenti per la rilevazione delle presenze per la timbratura dei cartellini ed ha consentito di monitorare sia la rilevazione delle presenze del personale che i movimenti. Oltre 439 ore di video riprese hanno fatto emergere che 7 dipendenti su 12 si assentavano arbitrariamente dal posto di lavoro, un dirigente e 6 dipendenti. In totale oltre 100 ore di assenza che arrivano fino a 60 ore di presenza falsamente attestata dai 7 dipendenti con assenze fino all'82%. Alcuni si assentavano per recarsi presso la propria abitazione, altri uscivano per fare shopping o passeggiate, taluni per fare commissioni personali anche fuori provincia, altri ancora per andare a caccia. Le indagini, dirette dal procuratore capo, dottor Francesco Paolo Giordano, e coordinate dal sostituto procuratore, dottoressa Caterina Aloisi, sono state eseguite dalla tenenza di Noto ed hanno permesso all'autorità giudiziaria inquirente di contestare ai 7 indagati il reato di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. Questi, oltre alla condanna per il reato commesso, potranno essere chiamati a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali si è accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subita dall'amministrazione pubblica. Il fenomeno dell'assenteismo oggi provoca un peggioramento della qualità dei servizi resi, una riduzione della produttività, un aumento dei costi ed un'immagine negativa della pubblica amministrazione. L'operazione della Guardia di Finanza si attesta quindi in un segmento operativo nel quale il corpo acclara le sue peculiarità di polizia economico-finanziarie e si pone come tutore del bilancio pubblico finalizzando i propri interventi non solo all'effettivo incasso dei tributi dovuti, ma anche ad assicurare che le risorse siano gestite in maniera corretta. Nonostante sia presente da diversi mesi, nessun intervento fino ad oggi è stato fatto per rimediare ad una situazione di serio pericolo per i cittadini in contrada Falà, a seguito dell'apertura di una voragine nella strada. Questo il commento del consigliere comunale di Cambi Augusta, Giuseppe Di Mare, dopo aver visionato la voragine apertasi sulla strada in località contrada Falà. Non si capisce, afferma Di Mare, cosa si aspetta per intervenire. La situazione è di serio pericolo per l'incolumità pubblica. La citata voragine ha dimensioni in lunghezza e profondità notevoli ed è presente ormai da diversi mesi senza che nessun intervento è stato realizzato dall'amministrazione comunale per evitare il protrarsi del grave pericolo all'incolumità pubblica per i cittadini. Stasera volevamo fare una conferenza stampa in merito alle strade provinciali che sono state finanziate in provincia di Siracusa grazie alla determinazione dell'onorevole Vinciullo. Già qualche mese addietro era riuscito a portare questo disegno legge per far arrivare i soldi per le strade provinciali, appunto, che sono in uno stato pietoso. Perché ulteriore importanza di questo intervento da parte dell'onorevole Vinciullo? Perché continuiamo a dimostrare come sia massima l'attenzione per l'Interland Lentini Carpentini Francofonte da parte della deputazione rappresentata da Enzo Vinciullo e da parte di questo gruppo di lavoro. Siamo ormai arrivati a un punto di non ritorno, dove coloro che non sanno fare politica, non sanno fare la politica vera come quella che Vinciullo dimostra quotidianamente all'ARS, e dovrebbe, secondo me, fare tutt'altro oggi. Ecco perché noi qui siamo coscienti di questo. Partiamo da una situazione veramente disastrosa e dobbiamo dare con la massima responsabilità un risultato concreto sul nostro territorio.
L'impegno che viene dato da parte dell'onorevole per questi territori di Lentini e Carlentini è un impegno importante che viene dimostrato giorno dopo giorno, e soprattutto lo dimostra la costanza di tanti giovani, di tante persone che vogliono che questo territorio cambi e che cambi con i fatti e non solo con le parole. Di fronte a queste due province, Messina e Palermo, che avevano continuato a perdere tempo, io ho costretto l'assessore con il mio intervento in aula a dare i contributi solo alle province che avevano dato e avevano consegnato i progetti come era giusto che fosse, perché qui si stava realizzando una cosa oggettivamente insopportabile. Qual era questa cosa? Che le province virtuose dovevano aspettare le province che invece non erano in regola con i progetti, le province che diciamo inspiegabilmente ritardavano a consegnare i compiti. Era come se durante i compiti in classe coloro i quali consegnano per primo prendono due nel compito, e quelli invece che consegnano il compito dopo 3-4 mesi, possibilmente portandoselo anche a casa, alla fine prendono 10 perché nel frattempo sono state aiutate da alcuni. E quindi il nostro obiettivo era quello di fare giustizia. Ci siamo riusciti, la scordia Lentini ormai avrà questo finanziamento importante in maniera tale che la scuola e che la strada venga messa in sicurezza, la Carlentini, Lentini, Agnone sul Cavalca Ferrovia verrà messo anch'esso a norma e messo in sicurezza, anche perché abbiamo pagato in termini di vita umana un prezzo altissimo che non vogliamo assolutamente più ripetere. Ecco, onorevole Lavia, le elezioni amministrative sono alle porte, l'NCD come affronterà questa competizione elettorale? Beh, NCD e tutte le forze moderate intendono lavorare perché si possa costruire una grande coalizione a Lentini. In altri termini, abbiamo la necessità di definire il perimetro nel quale vogliamo stare, perché una città così pesantemente colpita dalla crisi come Lentini, una città che ormai ha più di 25 milioni di euro di debiti, una città che evidentemente manca di buona politica, deve riscoprire una coalizione che voglia guidarla. E allora stiamo lavorando sin dall'inizio per costruire tutti i soggetti che insieme vogliono realizzare un percorso comune, che possono realizzare un progetto comune, in discontinuità con quello che c'è stato prima, perché abbiamo visto che chi ha amministrato prima la città per tanti anni l'ha portata al dissesto e quindi al disastro, e allora vogliamo tutti insieme costruire un nuovo progetto, un nuovo futuro per Lentini. Abbiamo detto a tutti, sin dall'inizio, chi vuole stare con noi, che non abbiamo oggi ancora individuato un candidato, lo definisca con noi, cioè definiamo insieme il perimetro, cioè tutti quelli che vogliono stare insieme perché pensano di poter fare un percorso comune. Definiamo insieme il programma e quindi le cose che bisogna fare per uscire dalle secche del dissesto, le cose che bisogna fare per dare un futuro a Lentini, dopodiché dobbiamo trovare il candidato migliore per poterle realizzare. Io non ho né passione per chi viene alla politica né per chi viene alla società civile, tutti insieme però. Tutti insieme quelli che decidono di fare il percorso comune, quelli che decidono di fare una coalizione comune, dovranno scegliere il miglior candidato. E credo che a Lentini candidati o personalità in grado di guidare questa città fuori alle secche della crisi ce ne sono. E allora, primo percorso e il primo passaggio sarà quello di individuare chi vuole stare insieme. Poi questi faranno un progetto da presentare alla città e il passaggio finale sarà la presentazione del candidato di questa coalizione, che definiremo insieme tutti quelli che ci vogliono stare e senza esclusione alcuna, senza lasciare fuori nessuno. Chi vorrà potrà partecipare al discorso, potrà partecipare al confronto, potrà dibattere le sue idee per arrivare alla fine a un progetto condiviso con un candidato condiviso. Ecco, per concludere, questo significa sopportare anche le liste civiche? Non c'è dubbio, ma andremo tutti con simboli civici, qualcuno si chiamerà e tutti faranno riferimento alla città di Lentini, perché stiamo mettendo insieme tanta passione politica che c'è nella città di Lentini, tanta gente che vuole scommettersi per il luogo dove vive, per la realtà nella quale ha vissuto e che vede in profonda crisi. E tutti insieme penso che lo si possa fare. Un sacrificio lo dobbiamo fare tutti perché Lentini abbia una nuova amministrazione in grado di affrontare la crisi che purtroppo questa città sta vivendo. Ecco, il PD
punterà anche sulle liste civiche, i partiti di centro-sinistra. Non sarà una competizione elettorale della confusione? Credo che ogni schieramento avrà il suo progetto politico. Qualcuno si candiderà per seguire e per continuare l'esperienza che è stata fatta. Qualcuno si candiderà invece, faremo una coalizione, noi, per marcare la discontinuità rispetto al passato. Le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi decenni a Lentini hanno portato a questo disastro. È il caso probabilmente di cambiare qualcosa e soprattutto noi ci proponiamo per avere una proposta politica profondamente diversa rispetto a quella che sino adesso è stata attuata in questa città. Circa un mese fa, in occasione del Consiglio straordinario per la creazione di uno SPRAR a Sortino, afferma Nello Bongiovanni del Movimento Civico Sortino al Centro, dicemmo a chiare lettere che le esigenze e le priorità della nostra comunità erano altre, in primis l'approvazione del bilancio dal quale dipendevano le sorti di tanti lavoratori. Le scelte scellerate dell'amministrazione e dell'ormai ex consiglio comunale, continua Bongiovanni, sono oggi sotto gli occhi di tutti. A cadere nella ragnatela della inefficacia e inefficienza della politica negli ultimi anni sono anche gli operatori ecologici, che non percepiscono lo stipendio dal novembre dello scorso anno. Ci viene riferito, si legge ancora nel comunicato stampa del Movimento Civico Sortino al Centro, che il Comune non versa le somme dovute alla ditta appaltatrice che ha l'incarico del trasporto e la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli operatori ecologici, cioè coloro che mantengono pulito e decoroso il paese di Sortino, vengono di fatti privati della loro dignità di lavoratori e minacciano lo stato di agitazione. Se non dovessero esserci sviluppi, sciopereranno in gruppo. Si rischia quindi una vera e propria paralisi. Si infida pertanto l'amministrazione comunale di Sortino, conclude Nello Bongiovanni del Movimento Civico Sortino al Centro, a risolvere subito il problema e salvaguardare il lavoro e la dignità dei lavoratori. Non possiamo, conclude Bongiovanni, rischiare di far capitolare il paese nella sporcizia più totale.